La seconda occasione, un podcast di Parole di Management. Benvenuti e benvenuti alla seconda occasione, il podcast di Parole di Management che parla di economia circolare e della nuova vita dei materiali riutilizzabili. Io sono Elisa Marasca e con me oggi c'è Niccolò Cipriani, founder di Rifo, che è un progetto nato a Prato nel 2017 che produce capi e accessori realizzati con fibre tessili 100% rigenerate da lana, cashmere e ora anche dal denim. Grazie di essere qui, Niccolò. Grazie a te Elisa per l'invito, è un piacere. Allora, innanzitutto ti chiedo di raccontare la tua storia e come sei arrivato proprio a fondare Rifo. Allora, in realtà per caso, nel senso che io prima mi occupavo di cooperazione e sviluppo in Vietnam, dove vi ho lavorato per quasi 2 anni, e mi ero accorto che effettivamente c'era un problema all'interno dell'industria, soprattutto del fast fashion, che era quello della sovrapproduzione, perché il Vietnam è uno dei più grandi centri manifatturieri mondiali oggi, e quello che avevo visto è che effettivamente c'era tanto spreco a livello di produzione, e quindi mi chiedevo, ma tutto questo prodotto che viene realizzato, ma che poi dopo le persone non comprano o comprano ma poi non indossano, si può valorizzare? E così indagando in realtà ho scoperto che si può valorizzare, si può rigenerare, nel senso trasformare una nuova risorsa riprendendo una tradizione del distretto tessile di Prato dove io sono cresciuto. E così ho deciso di tornare a Prato, valutare la fattibilità effettivamente di questo progetto di un brand di moda sostenibile riprendendo questa tradizione, e abbiamo lanciato un crowdfunding nel novembre 2017, il crowdfunding ha funzionato e così Rifo è partito. Ecco, infatti tu parlavi proprio delle tue origini, da dove viene il metodo che usate per rigenerare, per esempio, vecchi indumenti? È un metodo in realtà che nasce da più di 100 anni qui nel distretto tessile di Prato, è un metodo artigianale e meccanico che si parte da una selezione per colore e qualità delle fibre, poi una sfilacciatura, quindi un trasformare le fibre una nuova fibra, cioè le fibre vecchie vengono sfilacciate oppure stracciate e riviene fatta una fibra nuova che viene cardata e trasformata in filo. Che vuol dire cardata? Scusa, per chi magari non lo sa. È una modalità di filatura. È una modalità che si usa per fare un filato abbastanza resistente, soprattutto per maglieria, ma anche per tessitura. E quindi adesso appunto vi occupate di lana, cashmere, cotone e denim, giusto? Esatto, sì. Ok. E qual è la maggiore richiesta in Italia di questi dei vostri prodotti? Beh, si è visto una grande crescita di richiesta, soprattutto nell'ultimo anno e nell'anno precedente. C'è molta più sensibilità, il problema a volte è un po' il prezzo, perché magari c'è chi lo capisce che avendo una produzione made in Italy non possiamo avere dei prezzi come altri player, soprattutto del fast fashion, ma c'è anche chi lo ritiene un po' troppo eccessivo. Noi in realtà tendiamo sempre a dare un prezzo accessibile con un margine giusto e trasparente che possa dare la possibilità alle persone di acquistare un prodotto fatto in maniera etica e sostenibile in Italia. Ecco, tu parlavi di fast fashion prima, quali sono gli ostacoli che vedi in Italia, ma non solo in Italia, perché immagino che voi vendiate anche fuori, però quali ostacoli vedi alla maggiore diffusione dell'economia circolare, del concetto di economia circolare? A volte purtroppo è il prezzo, perché siamo veramente legati a un prezzo bassissimo che facciamo fatica a superare, perché non possiamo pensare di avere un prodotto sostenibile ed etico a 10 euro, è impossibile, vuol dire una persona viene pagata meno di 1 euro l'ora, che è uno stipendio che in Italia è illegale. Quindi penso che quello che dobbiamo fare per davvero abbracciare quest'ottica qua è premiare più la qualità, premiare il valore e non premiare la quantità e il prezzo, e ci vuole tempo e un cambio proprio di mentalità. E che cos'è per te invece l'economia circolare? Per me economia circolare, io ho un background economico, quindi per me economia circolare significa valorizzare in maniera efficiente tutte le risorse che la natura ci offre.
E questo vuol dire anche cercare di dare una nuova vita perché ne possiamo estendere l'utilizzo. E invece come è cresciuto il tuo team nel tempo, dato che siete nati nel 2017? Allora, nel frattempo siamo cresciuti tantissimo perché nel 2017 eravamo quattro. Alla fine del crowdfunding eravamo due e poi oggi siamo 23. Quindi siamo cresciuti tantissimo. Il team è una cosa che mi rende molto orgoglioso perché sono persone molto capaci, ma anche che hanno veramente voglia di cambiare le cose. Quello che noi stiamo cercando di fare è anche rafforzarlo e allo stesso tempo creare una sorta di famiglia. E quindi quali figure avete a livello proprio professionale? Allora, produzione, design, sviluppo prodotto, operation, quindi programmazione e spedizione, e poi comunicazione, marketing, distribuzione e amministrazione. Poi guarda, concludo chiedendoti, un messaggio che vuoi lanciare da founder di Rifo, perché dicevi che ultimamente, negli ultimi 2 anni, appunto, la sensibilità in Italia soprattutto è un po', aumentata, ecco, verso questi temi. Allora, sicuramente di provare. Non è facile cambiare le cose, il cambio richiesto è veramente grande, ma se non iniziamo da noi e con piccoli passi tutto rimarrà sempre uguale. Quindi, invece, magari delle volte che viene più semplice lamentarci o criticare il sistema attuale, proviare il nostro piccolo a cambiarlo. Quali possono essere appunto delle azioni che possiamo fare tutti i giorni? Ma iniziare dalle piccoli gesti come può essere a volte acquistare locale, prendere una bicicletta, utilizzare piuttosto che comprare un nuovo abito o un nuovo indumento, valorizzare il proprio armadio e cercare il più possibile di premiare le storie invece del prezzo. Bene, io ti ringrazio molto per aver partecipato alla seconda occasione Grazie mille, è stato un piacere. e vi do appuntamento alla prossima puntata.